Ciao a tutti ragazzi, allora senza troppi preamboli in questo video vorrei parlarvi dell'otaku killer, ovvero Tsutomu Miyazaki. Nato a Ume nel 1962, giustiziato nel 2008, è anche conosciuto con il nome dell'assassino otaku, Dracula o l'assassino di bambine. È nato prematuramente e soffriva di una deformazione alle mani che risultavano saldate ai polsi. Questo handicap gli impediva di piegare le mani verso l'alto e lo costringevano a muovere l'avambraccio per poter ruotare la mano. A causa di queste deformità venne ostacolata l'apprendimento durante il periodo in cui frequentò la scuola elementare di Itsukaichi, venendo di conseguenza emarginato. Nonostante queste difficoltà, fu uno studente modello inizialmente, tuttavia ad un tratto il suo rendimento scolastico non subì un brusco calo nel momento in cui iniziò a frequentare le scuole private medie e superiori Meidai Nakano. Questo calo di rendimento non gli consentì di entrare nella Università Meiji, che, per chi non lo sapesse, è un'università molto, diciamo, prestigiosa in Giappone, tra l'altro che ha frequentato anche qualche mio amico italiano, uno mi ha anche scritto nei commenti. Invece di studiare inglese, quindi come avrebbe potuto per poter diventare comunque un insegnante, che era tra l'altro una delle sue ambizioni, fu costretto a frequentare un Senmongakko, diciamo questa specie di scuola che sta a metà tra una università, una scuola professionale, ma in realtà le Senmongakko penso che in italiano vengano tradotte come scuole diciamo professionali, nella quale si specializzò in fotografia. Tra il 1988 e il 1889 Miyazaki uccise e mutilò quattro bambine di età comprese tra i 4 e i 7 anni, violentandone poi i cadaveri. Inoltre beve il sangue delle bambine e mangiò la mano di una delle vittime, che furono scelte casualmente. Dopo aver commesso i crimini, egli terrorizzava le famiglie, inviando loro lettere in cui descriveva esplicitamente nel dettaglio ciò che aveva fatto alle loro figlie. Il primo cadavere lo lasciò decomporre sulle colline vicino a casa sua, conservandone però i piedi e le mani, che vennero recuperati dopo il suo arresto. In un altro caso, carbonizzò le ossa nel suo forno, inviando le polveri in una scatola alla famiglia insieme a foto raffiguranti i vestiti, alcuni denti e una cartolina con scritto "Cremato. Ossa, indagare, dimostrare". La polizia, tra l'altro, scoprì che tutte queste famiglie erano state per un periodo di tempo perseguitate da alcune chiamate piuttosto anomale, in cui l'interlocutore, presumibilmente proprio questo assassino, non parlava ma rimaneva in linea per ben 20 minuti. L'arresto avvenne nel 1989, esattamente il 23 luglio, nel tentativo di violentare una ragazza con l'obiettivo di una macchina fotografica. Miyazaki venne aggredito dal padre della ragazza e costretto a fuggire a piedi. Venne catturato dalla polizia mentre cercava di recuperare la sua auto. Durante una persecuzione della sua abitazione, la polizia trovò ben 5.763 videocassette contenenti video pornografici, tra cui alcuni raffiguranti le sue vittime, e numerose fotografie sempre raffiguranti le sue vittime. È stato riferito dalla polizia che Miyazaki era un appassionato di film horror e che aveva un'ampia collezione sul genere. L'aspirazione per i suoi delitti è stata presa dalla serie cinematografica Guinea Pig, in particolare nel secondo film della serie intitolata Flower of Flesh and Blood. La cosa più creepy forse è che, nonostante tutte queste persecuzioni e le prove a suo carico, Miyazaki è sempre rimasto come indifferente a questo arresto. A partire dal 1989 è stato poi ribattezzato l'assassino otaku. I suoi efferati omicidi hanno scatenato un panico morale in Giappone. Tuttavia, i pareri sulla vicenda sono alquanto contrastanti. Ad esempio, quando vengono trovati numerosi video pornografici sulla sua abitazione, lo scrittore giapponese Eiji Otsuka sospettò che si trattasse di una manipolazione del fotografo, in quanto la gente voleva capire l'assassino tramite i propri valori. Tra l'altro, dopo l'arresto, anche il padre di Miyazaki, il quale si era rifiutato di pagare per le spese illegali, si ammazzò nel 1994. Il processo iniziò il 30 marzo del 1990. Durante l'iter processuale, l'imputato intervenne spesso con affermazioni prive di senso e gli scaricò la responsabilità delle sue atrocità su un uomo ratto, suo alter ego, Ratman, un personaggio che disegnò spesso sotto forma di cartone per la corte.
A partire dal 1990 Miyazaki è sempre stato rinchiuso in carcere e la prefettura di Saitama, che per chi non lo conoscesse è giusto qui sopra Tokyo, impose comunque di sottoporlo a varie valutazioni psichiatriche. I vari medici che lo visitarono gli diagnosticarono una forte schizofrenia e dei disturbi dissociativi dell'identità. Nonostante queste valutazioni, il tribunale distrettuale di Tokyo ritenne che l'imputato fosse ancora in grado di comprendere la gravità delle sue azioni che stava commettendo e pertanto lo condannò a morte per impiccagione il 14 aprile del 1997. Il 28 giugno del 2001 l'Alta Corte di Tokyo ha confermato la sua condanna a morte. Miyazaki ha definito i suoi delitti commessi come, virgolette, un buon lavoro e non si è mai pentito e non ha mai nemmeno chiesto scusa. Secondo il New York Times, la sua esecuzione è collegata al massacro di Akihabara. Ragazzi, questa era la storia, spero di non avervi inquietato troppo. Vorrei anche affrontare in uno dei prossimi video anche la questione del lolicon, che non so se ne avete mai sentito parlare, però spesso si associa appunto a questo killer, a tutte queste questioni, anche a tutto quel discorso del lolicon. Forse lo farò già la prossima settimana, vedremo. In ogni caso, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questi video sui crimini vi possano interessare. Non so se sarà una serie che porterò avanti per molto, però mi faceva piacere condividere questa storia. In ogni caso, prima di concludere il video vorrei spendere due parole su questo massacro di Akihabara, questo massacro che è stato commesso l'8 giugno del 2008 nel quartiere di Akihabara a Tokyo, all'incrocio di due importanti strade, la Chuo-dori e la Kanda Myojin-dori, presso uno dei numerosi centri commerciali di articoli elettronici, videogames e fumetti che sono presenti in quel quartiere. In un pieno giorno, un uomo alla guida di un furgoncino penetra tra una folla di pedoni travolgendo alcuni passanti. Scese quindi dal veicolo e accoltellò chiunque si trovasse sul suo cammino, causando 7 morti, 6 uomini e una donna e 18 feriti. Il 25enne Tomohiro Kato, che soffriva di depressione, magari dovuta anche dall'annunciato licenziamento, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Dopo l'attacco furono scoperti dei messaggi su internet dell'aggressore che riferivano l'intenzione di compiere questa strage. Un profondo shock in tutto il Giappone, si sollevarono voci riguardo alla necessità di rivedere le leggi per la detenzione di coltelli simili a quello usato ovviamente per questa strage, Survivor Knife, quando praticamente quello che aveva usato questo killer erano in realtà un coltello da cucina. In ogni caso, questo è quanto. Ditemi se volete altri video su questi argomenti. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, state attenti. Madonna, quant'era che non lo dicevo.